Ora. Ok, no, no, questo. Yes! E ce l'ho fatta! E che l'uomo è nudo nella sede dell'FBI. È possibile che non ci siano macchine parcheggiate, Espi? Eccone una! Ma che cazzo? Ok, salve a tutti, sono Spigioke e oggi sono in GTA Online insieme a Luke e Noob. Intanto per divertirci tutti quanti insieme, poi per mostrarvi tre location segrete nel fantastico mondo di GTA Online. Oggi vi mostreremo i trucchi per entrare in queste aree che non dovrebbero essere esplorate: la centrale di polizia, l'appartamento nel grattacielo in costruzione e la sede dell'FBI. Non dimenticate di lasciare un bel mi piace e un commento se volete altri funny moments e esplorazioni come questa. Buona visione. Non galoppare via. Vieni qua, mi spirit. Arriva un... mi guarda qualcuno male, muoio. Ok, inseguimento. Ma non c'è nemmeno gusto. Abbiamo un cavallo paraplegico qui. Abbiamo trovato una mappa dei pirati super segreta che ci indica i posti segreti di GTA. Allora, facciamo così. Passiamo prima per l'ufficio. Prendiamo l'elicottero. Sì, un caffettino, una spremuta, l'arance. Gli arancini. Caffè. Guarda che c'ho pure l'assistente personale. Tanti cose. Salve signorina. Quante droghe assume questa signora? Come va? Sta giocando a campo minato. Sta giocando a campo minato. Non lavora per davvero. Puttana. Le sto Abbiamo leccando lo scalpo. Cose. Cosa? Cosa inquietante che ti ho appena detto. O andiamo con l'elicottero o andiamo con la cosa corazzata. Elicottero. Elicottero. Ma dai, pensavo mi facessi male di danno. Aspetta. A terra. Qui. No, non così! Ma sei bravissimo, vabbè. Luca, veramente. Va bene, tanto era una sosta. L'hai trovato nell'ovetto Kinder, il brevetto di voi. Ah. Scusate, ma avete il camogli da queste parti? Ehi, ciao. Ah, scusate, sono stato. Ma perché? Ma come fai guidare me? Oh, questo bambè vuole menà. Ma te corri. Ah. Cosa? No, vecchio, no, aia. Io non rispondo alla violenza con la violenza. Candy è il mio maestro. Scusate. Ehi, ciao. Vuoi salire? Che palle. Hai visto che bel bodile? Bodile che ho. Bodile. Bodile. Bravissimo, Espi. Eccone uno. Fermo, polizia. Ma smetti di rubare Frost. Il camion. Ma infatti, smetti di rubare. A parte rubare. Che non, non è... Voglio le carote surgelate. Ma non è nemmeno per te, ma io cado. Bene, stronzo. E il coso? Non posso cadere, vai, vai. E non puoi cadere, è una adesso. Sfida. Vero? Secondo me cado. No! Espi! No! È quello di prima, ci ha aspettato qui. Ciao. Yes. No, è il mio no, non togli di... Madonna, lo buco. Va bene. Vabbè, io scendo. Ah! Con quanta sobrietà sei sceso. Aspetta, ti do una mano io. Luca, ho freddo. Grazie, vai, vai, vai. Quando è che facciamo... Quando è che arriviamo a sto segreto? Perché io inizio a aver freddo. Noob, spingi. Grazie. Sono utile. Puttana, oddio, sono nella stazione di polizia, ce l'ho fatta! Guarda, ti teletrasporta dentro, la poi... Oh, sciscia! È bellissimo. Io provo a correre un attimo dentro per vedere se riesco a intravedere qualcosa. Ok, buona, buona, buona. Yes, dentro! Corri, 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 corri. No, dannazione, teletrasportato. Però funziona bene, ce l'abbiamo fatta! Primo luogo scoperto. E ora passiamo al secondo luogo segreto che funzionerà meglio, si spera. E l'appartamento nel grattacielo in costruzione. Luca, lo sai che non sono capace di buttarmi con lo paracadute? Perché mi fai fare queste cose? Vai, provo. Però poi vi vengo già a riprendere. No, ok, va bene. Beh, io mi butto. Oddio santo! Guarda come si schianta contro la facciata e muore. Siete? No, sono schianta. Arrivo, Noob, sta arrivando. Beh, andare diretto. Vai, ok, vai, piano, vai, piano. Yes! Ok, bravissimo. Ci sono. Cioè... il problema è che io ho un tentativo solo. No, no, vabbè, noi andiamo senza di te. Rimani là, rimani là. Ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce l'ha fatta. Non ci credo, ce l'ha fatta. Mamma mia, siamo tutti qui. E adesso? Lead the way. Adesso che già siamo sopra qualcosa di molto strano, perché stiamo camminando nel vuoto. Mamma mia, siamo maghi. Dopo di te, Noob. Yes. Woohoo. Ok. Buongiorno. Salve. Oh. Ecco. Ma salve. Ecco, sarebbe sta roba? È l'interno del grattacielo. Wow. Cioè del cantiere. Si può sparare fuori.
E via di cecchino, allora. Venite qua, piccoli bastardelli, venite da Espi. Guardali che non ci prendono. Ehi, Cici, abbiamo 3 stelle, perché non ci venite a prendere? Comunque questa cosa è bellissima. Com'è che non l'abbiamo scoperta prima? Potrei sparare a questi poveracci da qui sopra. Oh mio Dio, gente. Oh, ma sei bellissimo, lo sai, Luca? Sei un Carlino che spara le persone. Oh, ti vorrei tanto avere come animaletto domestico. Aspetta, lo sei già. E ora andiamo all'ultimo luogo segreto, la sede dell'FBI. Mi raccomando, gente, guardatelo, perché sarà incredibilmente epico. Voglio salire dietro insieme al cavallo, io. Cavallo, no, posso stare qui vicino a te? Ma certo che puoi. Bravissimo, sei proprio bravo a salire. Non so. È come quella volta in cui ho dimenticato come si ci succede. 20 secondi e guarda il mio bel pistolone virile. Basta, è tipo dall'inizio di GTA che continui a farmi leccare tuo pistolone. Ormai so che sapore ha. Mi suona male. Come equivoca questa frase? Attenzione, il drift della vita. Ho paura. Madonna Gesù, chissà come guida l'elicottero se guida così una macchina. Che sta merda. È mio. Ah, no, ma bravo. Dai, facciamo il ghost con Wildlands. È stato bellissimo. Ok, perfetto. Smonto io. Spero di non segarmi la testa con... vai. Guidalo tu, no. Tu devi guidare e io ti tiro giù. Oh, ok, no, faccio. Yes! E ce l'ho fatta! E chi è l'uomo nudo nella la sede dell'FBI? E beccati questo cavallo di merda. Noob, ciao! Eccomi, salve! Dai, Noob, esploriamo questa zona. Sto soffrendo. Ciao, Luca! Non smitragliare, mi sta smitragliando. Vediamo se si può entrare di qua almeno. Vediamo. Penso di sì. Sì! Oh, ma sei bravissimo, SP Jockey! Non dire queste cose che mi fa emozionare. Ah, dannazione, qua non si può passare. Ma non è bellissima questa cosa? No, c'è anche la stanza luci rosse. Oh, questa porta si apre. La stanza presidenziale dell'FBI. Vabbè, faccio fine. Le scale! Noob, ci sono pure le scale. Corri, anzi, galoppa da me. Wow, cos'è questa cosa? C'è un piano totalmente bruciato. Ok, eccoci qua. Non lo so, è stranissimo questo posto. No, vabbè, magari è il bunker di... Ma per caso siamo finiti in Fallout 4? Cos'è sta roba? Oh, c'è anche un'apertura che va verso il fuori. Perché non siamo entrati da questo postaccio, gente? Ok, ho già deciso che questa sarà la mia via di fuga, perché l'aria con Tenyub inizia a farsi un pochino pesante. Oh, c'è anche l'ascensore. Che bello, chissà dove ci porterà. Mi smetti di cantare. Bello. Quindi cosa fai nel tempo libero? Spari i cavalli! Ma sei... E ora ragazzi, in grande finale, dopo aver sterminato Noob, essere diventato l'unico padrone in questo grattacielo, è il momento della mia via di fuga. No, paracadute, sì. Ok, sono uscito col paracadute. Eccomi. Piano, ho esplorato tutto e sono tornato da voi. Fanculo, io non se mi passi più davanti, adesso me lo lasciano più. L'agente segreto 00 Espi è tornato. Eterosessuale del mondo. Non sparatemi. Basta. No, per favore. Okay, no, non lo sto tenendo più. Piano, bastardi schifosi. Allora, no. Ok, non ti pago perché non avevo finito la scommessa. Quindi, gente, oggi abbiamo scoperto le 3 location più segrete di GTA Online. Che cazzo è questo? Perché? No, vuole me. È entrato con voi. Cosa vuole? Fuori. Cazzo vuoi? Ma che cazzo? Mi voleva rapire. Sono confuso. Il rapinatore mandato da Luca. Quindi, gente, questo era GTA 5 Online insieme a Luca e Noob. Non dimenticate di supportare questa serie, spingerla ad andare avanti lasciando un bel mi piace, un commento qui sotto. E ovviamente consigliateci con un bel commentino altre cose, soprattutto pazze cose da fare in questo assurdo mondo di GTA Online. Alla prossima, ciao ciao.